Ecco, Presidente Drudi, responsabile dell'internazionalizzazione di Union Camere, come si può incidere maggiormente su una funzione già vitale delle Camere di Commercio, portando in un certo senso le Marche e l'Italia fuori dai nostri confini nei nuovi mercati? Ma noi intanto, come Unione Regionale delle Camere di Commercio, anche insieme alla Regione, in questi anni e insieme anche alle Camere di Commercio italiane all'estero, abbiamo lavorato tantissimo. Abbiamo conquistato parecchi mercati, a cominciare dalla Russia, ma tutto il sud-est asiatico, il Medio Oriente. Oggi però i tempi sono cambiati, stanno cambiando tantissime cose, ci sono grandi novità. Intanto la crisi che ha cambiato un po' quelle che sono le esigenze dei vari mercati, ma poi anche i paesi emergenti che ti portano a ragionare su delle novità che vanno da sistemi religiosi diversi, storie e culture, e quindi questo pone a noi, Camere di Commercio, una forte attenzione per poter incidere anche su queste novità. Altra grande novità è che i mercati in questo momento, anche questi, trasformano le loro strategie. Quello che ieri era promozione diretta attraverso le Camere di Commercio per i prodotti, oggi molti prodotti vengono venduti online, soprattutto i giovani si utilizzano questo strumento per intervenire sia per acquistare che per vendere. Quindi ci sono tutta una serie di novità che io credo che questa convention di oggi delle Camere di Commercio italiane all'estero a livello mondiale possa dare delle risposte importanti. Grazie mille. Prego.